Eccoci qui con Danielino Quilici, coach vincente della San Giorgese. Daniele, durante la gara mi veniva un motivetto in testa: la pazienza degli allenatori. Oggi, secondo me, tu hai dovuto avere una pazienza enciclopedica perché, come dice il Pica, non belli, ma abbiamo vinto. Ma io non credo che da qui le ultime quattro giornate, con tutte le squadre che si giocano quasi tutto, perché è un campionato ancora molto aperto, ci saranno tante partite da buon gustai, da amanti del bello, perché poi alla fine, se c'è un tabellone e ci sono dei punti e prendere chi fa più punti vince la partita, forse contano anche altre cose. Ora, questa è stata la partita dura, tosta, si sapeva. Cecina non ha, probabilmente la classifica non gli rende merito per il valore attuale. Si sapeva che era una partita tosta, vera, e questi si stanno giocando il piazzamento play-out, che per loro è molto complicato, tra se arrivo primo, dopo, il fattore campo o no. E noi siamo la squadra che sta ancora giocando il piazzamento play-off, l'ingresso nei play-off matematico, magari sperando di prendere anche una buona posizione. È chiaro che la tensione, le emozioni, i fischi, gli arbitri condizionano magari quello che può essere lo spettacolo, ma averla portata via è un bel segnale. Sì, infatti vedi che sorridevo largamente mentre dicevo queste cose. L'unico forse così rimpianto è di aver visto per lunghi tratti non aver visto la solita San Giorgese, che abbiamo fatto fatica a esprimerci come ci esprimiamo di solito, però non era facile oggi. Ma direi che non è facile, io mi sforzo di dirlo sempre. Abbiamo dei riferimenti, è vero. Però poi ci sono anche quegli altri. Se troviamo una squadra che ci pareggia in atletismo, probabilmente facciamo fatica. Però la nota molto positiva di oggi è che è una squadra che probabilmente per atletismo, per gioventù, per forza ci pareggia, per forza fisica intendo. Però poi l'ultimo quarto mi è sembrato avere le idee un po' confuse, o perlomeno meno confuse più confuse delle nostre. E questo è il punto importante. Siamo riusciti a distribuire molto bene i minutaggi, molto bene le responsabilità, perché tutti quelli entrati hanno fatto punti. E abbiamo due giocatori in doppia cifra e quasi due giocatori in doppia cifra, abbiamo tenuto gli avversari a 57. In una partita di sangue, sudore e fango, abbiamo tirato fuori una buona prestazione. Sì, infatti solo sorrisi alla fine della gara, ma è giusto che sia così. Mi piaceva rimarcare come quando poi la situazione è diventata incandescente, difficile, ancora una volta Marcellino Cozzoli, come è successo l'altra volta, si è rimboccato le maniche, ha preso in mano il piccone e ha picconato. Ti metti Marcello, io ci metto anche Roveda, ci metto anche Toso, ci metto anche Fioravanti, che viene da due allenamenti nell'ultimo mese, è stato fondamentale al rimbalzo, ma ci metto magari in una partita non brillantissima di Bocconcelli al tiro. E Marcello si è fatto trovare pronto, come aveva fatto anche 15 giorni fa. Per cui il nostro bello è che siamo in tanti, magari non siamo fortissimi, però siamo coesi, sappiamo che c'è da fare, siamo cazzuti, questo si può dire anche su YouTube, tanto è uguale. Un passo indietro non lo facciamo mai, vediamo fin dove si arriva. Adesso Daniele, con 32 punti nostro bottino, come, che finali campionato prevedi, o comunque come vedi il finale campionato della nostra squadra? Allora, noi il campionato l'abbiamo vinto oggi, che siamo salvi fuori dai play-out, ci davano tutti nelle quattro che fanno play-out, non ci riguarda, questa cosa qui non ci riguarda, perché siamo Valsesia, non ci può più riprendere. E ora vediamo, perché abbiamo quattro partite, di facili non ne abbiamo nemmeno una, perché probabilmente Domodossola si giocherà la salvezza, cioè la partecipazione a play-out e non la retrocessione diretta all'ultima. Piombino, che ora sta facendo il supplementare, si giocherà con Omegna e con Firenze il primo posto, e Oleggio proverà a fare play-off e Valsesia proverà a scansare play-out. Per cui ci aspettano quattro belle battaglie toste. Se siamo bravi e non ci facciamo trovare con la pancia piena, non ci accontentiamo del percorso fatto finora, possiamo ancora continuare a migliorare e a divertirci. Se facciamo un po' i bischeri, come si dice dalle mie parti, probabilmente ci accontentiamo e andiamo davanti a quattro brutte figure, perché troveremo quattro squadre belle agguerrite. Sì, sono d'accordissimo con te. Grazie Daniele, alla prossima, e comunque sempre complimenti e forza San Giorgio.